Buongiorno, in questo video tutorial vedremo com'è possibile caricare gli ordini del centro di fresaggio sul nuovo portale Synergy BB Dental. Una volta cliccato il link del portale, è scaricabile dal sito di BB Dental o verrà inoltrato tramite mail dal personale del centro di fresaggio, apparirà questa schermata dove è possibile o accedere direttamente tramite mail e password oppure creare un nuovo account quanto si è nuovi clienti. Per creare un nuovo account è necessario mettere una mail, una password e dare conferma della password stessa. Una volta fatto questo, il portale invierà una mail automatica dove bisogna confermare la mail per poter accedere al portale stesso. Una volta confermata la mail, basterà riportare le credenziali appena salvate sul sito, ricordando di inserire la password appena selezionata e loggarsi per la prima volta. Una volta inserito durante la fase di registrazione una mail, una password, nel portale si aprirà la vera e propria scheda anagrafica, dove verranno salvati tutti i dati utili al centro di fresaggio per la spedizione e la fatturazione degli ordini. Una volta compilati i dati richiesti, si potrà procedere e completare la registrazione. Completata la registrazione, la pagina che si aprirà è la pagina effettiva dove caricare gli ordini. Nella pagina iniziale del portale è possibile verificare l'avanzamento dei propri ordini, effettuare un nuovo ordine. Nella sezione download è possibile scaricare i cataloghi della componentistica BB Dental e tutti i cataloghi relativi al centro di fresaggio. Cliccando nuovo ordine è possibile effettuare, seguendo dei passaggi preimpostati, un nuovo ordine. Il primo step è quello di dare un riferimento all'ordine, che può essere un codice oppure il nominativo del paziente. Inseriamo ad esempio un caso demo. Una volta dato il riferimento dell'ordine, possiamo procedere con il tasto avanti. Il secondo step è quello di selezionare il tipo di lavorazione. È da notare che tutti gli step sono programmati. In questo caso il tipo di lavorazione che vogliamo caricare è una corona in zirconio, quindi andremo a selezionare ponte o corona su dente naturale. Una volta scelto il tipo di lavorazione, si andrà ad aprire la pagina dove potremo selezionare il dente che intendiamo caricare nell'ordine. Verrà riprodotta un'immagine dove selezioneremo il dente, il tipo di materiale con la quale vogliamo riprodurre il lavoro e il colore dello stesso. Una volta inseriti tutti i campi, possiamo cliccare il tasto Inserisci. Una volta inserito e caricato l'ordine, verrà visualizzato il tipo di lavorazione selezionato, l'importo e il totale della fattura. Una volta verificato che tutto quello che abbiamo inserito è corretto, possiamo cliccare il tasto avanti. Il terzo step è quello dove andremo a caricare l'STL dell'ordine. Clicchiamo sul riquadro. Si apriranno le risorse del computer dove andremo a selezionare il nostro file STL. Cliccando sul tasto Apri possiamo vedere che l'STL è stato caricato correttamente. A questo punto possiamo cliccare il tasto Carica i file. È possibile, una volta caricato il file STL, caricare anche le construction info, ovvero quel file utile al centro di fresaggio per realizzare la corona. Importiamo le informazioni
informazioni di costruzione e clicchiamo il tasto apri. Una volta selezionato il file, carichiamo il file stesso. Il quarto ed ultimo step è il riepilogo di indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione e eventualmente è possibile nel riquadro note ordine inserire ad esempio delle caratteristiche del lavoro. Una volta compilati i dati mancanti ci rimane altro che cliccare sul bottone invia ordine. La pagina che si aprirà ci darà la conferma del nostro ordine. È possibile cliccando il tasto visualizza ordini andare a visualizzare l'ordine che abbiamo appena inserito. Nella schermata i miei ordini, cliccando sull'icona dell'occhio, è possibile andare a visualizzare i dettagli dell'ordine. A questo punto l'ordine è stato inviato con successo e il centro di fresaggio di Dietidetta potrà prendere in carico la lavorazione.